Allora, amiche mie, buon pomeriggio. Allora, sto facendo la focaccia rustica, sempre con la farina di semola. Io ve l'ho fatta già vedere la ricetta che sta sulla cucina di Francuzza. Quindi, dopo che si è lievitata, ho fatto un bel dischetto, vedete? Cioè, ho fatto rosolare la zucchina. Va bene? Tagliamo le zucchine a rondelle, mettiamo un po' d'olio, un po' di sale, un po' di pepe e facciamo cuocere per 5 minuti. E poi, quando si una volta che sono raffreddate, le mettete qua, sotto la pasta della focaccia, va bene? Io adesso si è caricato un po' il cellulare, vi sto facendo vedere cosa sto facendo, perché si possono fare anche con le zucchine, perché adesso ci sono verdure a quantità. Quindi io vi sto dando uno spunto come potete fare anche la focaccia rustica in questo modo, va bene? Quindi una volta che abbiamo messo le zucchine, la francuzza o mettete la mozzarella o mettete la Emmental. Va bene? Io ho comprato la Emmental, ci metto la Emmental stasera. Quindi, beh, ho messo uno strato di zucchina. Mettiamo un po' di Emmental. Questa. La mettiamo sopra alle zucchine. È inutile che vi faccio vedere come si fa l'impasto, anche perché l'impasto lo vedete sulla cucina di Francuzza. Lo stesso procedimento. Adesso vi faccio vedere come si possono fare in tantissimi modi, eh. Vedete, mo è la stagione proprio della zucchina, io non so cosa devo fare più con le zucchine. Ne ho fatti vasetti a non finire, che me le stanno richiedendo pure, eh. Quindi va bene così, vedete? Ho fatto uno strato di zucchine, uno strato di Emmental, potete metterci, come ho detto prima, anche la mozzarella. Quindi, vedete? Le zucchine le ho fatte così e vado a mettere tutte sopra. Queste, ricordatevi che io le ho condite con un po' di sale e un po' di pepe. Mamma, c'è un ventaccio oggi di maestrale. Come mi porta a me con tutte le padelle? Tutta la focaccia qui. Mamma mia, non ho fatto un bagno, eh. Non ho fatto un bagno, non sono andata nemmeno a mare. A mare per passeggiata, se no niente. Ecco qua. Vedete? Oh, guarda, che bontà. Quindi, mo mi sono rimaste, mo me ne vado a mettere due altre qua, tanto perché poi mi rimangono. No. Usciamo all'ingrasso, Magnoni, eh. Oh. Vabbè, tanto possiamo andare in palestra adesso. Quindi, una volta fatto questo, allora vado a prendere l'altra pasta che si è lievitata, vedete? Io ho detto è inutile che vi faccio vedere, tanto la sapete fare già questa, no? Ora vado a fare un coperchio. Ecco, vedete con la pasta di semola come si stende? Esce morbidissima. La faccio vedere quando si è cucinata, che deve essere ottima, buona. Allora, prendiamo la teglia. Vedete? Con tutto il condimento. Prendo la pasta. Ecco. E me la vado a sistemare. Chiudiamo bene i bordi. Mi chiudo bene i bordi così. Questa non l'avete mai fatta, eh? Sono sicura io. Questa, mo, è un'invenzione mia, eh. Perché, mo, con tutte queste zucchine che ci sono, ho detto, mo, faccio una bella focaccia rustica con le zucchine, perché deve essere buona comunque. Chiudiamo bene i bordi. Eccola qua. Vedete? No. Un po' d'olio sopra. Ecco.
La ungiamo per bene. Ecco qua. È fatto, no? Allora, prendo la forchetta, bucherello. La tramontana non vuole scendere proprio, eh? Mamma mia, 2 giorni. Che cosa? Non si può stare con le porte aperte. Se le chiudiamo fa caldo. Se apriamo ci vola. Ci può fare. Ecco fatto, no? Eccola qua. Vedete? La mia focaccia con le zucchine elementare. Poi ripeto, se la volete fare con la mozzarella, potete mettere la mozzarella, potete mettere qualsiasi formaggio, anche la fontina, la scamorza, quello che volete. Io oggi tenevo la elementare, ho messo l'elementare. Ok? Ciao a tutte amiche mie, qui dalla cucina di Francuzza, vi voglio bene.